Osservando la situazione morale attuale del mondo, verrebbe anche a me la domanda che è venuta un giorno a un tizio di fronte a Gesù. Sono pochi quelli che si salvano? E vorrei vedere. Stiamo facendo un po' troppo come ci pare, eh? Tant'è vero che molte persone che vengono a parlarmi spesso mi dicono: padre, io sicuramente non ci andrò in paradiso. Allora, al di là dell'esistenza del paradiso e dell'inferno, io direi che è molto triste questa frase, perché non lascia alcun tipo di speranza. L'hai detto. Per fortuna Gesù ha ragionato diversamente di fronte a quel tizio. Cioè, per lui, se sono pochi o sono tanti quelli che si salvano, non è così importante. A lui non interessa la quantità. A lui interessi tu, sì, proprio tu, pure se dici che non andrai in paradiso. Ma la tua mente è chiusa. Tant'è vero che ha risposto esortando a passare una porta stretta. Che più che stretta è buia questa, ma è quello il significato. Che la porta stretta di Gesù è stretta perché così possiamo metterci a dieta e possiamo passarci? Basta per andare a perdere peso? Eh no, sai perché è stretta? Perché è la tua, e solo tua. Altri a posto tuo non potranno mai passarci. La porta larga è quella dove passano tutti. È la porta dei pecoroni, il passaggio facile. Infatti ci passano tutti. Ma essendo di tutti, è di nessuno. Non è tua. Tu sei solo un numero in mezzo ad altri numeri. Ma per Dio, tu non sei un numero. Sei una persona, con un nome e un cognome. E con una porta precisa, che è stretta, è vero. Fatta di scelte difficili, è vero. Di imprevisti, verissimo. Di delusioni, di malattie, tutto assolutamente. Assolutamente vero, ma è l'unico passaggio per la tua salvezza. In altre parole, cerca la tua porta stretta, quella che la vita ti ha messo davanti e che puoi attraversare solo tu, con le tue dimensioni, con le tue misure, con i tuoi modi, con la tua arte, con tutto ciò che sei, solo esclusivamente tu. E vedrai che il paradiso in realtà esiste per tutti, se ci vogliono entrare.